Frasi celebri e sagge di Papa Benedetto XVI, citazioni, aforismi, pensieri saggi. La legge di Cristo è la libertà. Non considerare il potere, la ricchezza e il prestigio come i valori superiori della nostra vita, perché in fondo essi non rispondono alle attese del nostro cuore. Chi crede si affida completamente a Dio e per questo non teme di perdere nulla, avendo Lui come ricchezza. Solo se ci lasciamo ripetutamente lavare, rendere puri dal Signore stesso, possiamo imparare a fare insieme con Lui ciò che Egli ha fatto. L'oceano nel pensiero degli antichi appariva come la costante minaccia del cosmo, della terra, le acque originarie che possono seppellire ogni vita. Ricordare non è un mero processo psicologico o intellettuale, è un avvenimento pneumatico. L'uomo ha trovato la vita quando si attacca a colui che è egli stesso la vita. È il momento dell'obbedienza libera, umile e insieme magnanima, nella quale si realizza la decisione più elevata della libertà umana. Creando la libertà, Dio, in un certo modo, si è reso dipendente dall'uomo. Il suo potere è legato al sì non forzato di una persona umana. Vita eterna significa la vita stessa, la vita vera che può essere vissuta anche nel tempo e che poi non viene contestata dalla morte fisica. La gioia appare come il dono proprio dello Spirito Santo, come il vero dono del Redentore. Dio è amore, ma l'amore può anche essere odiato laddove esige che si esca da se stessi. La vera morale del cristianesimo è l'amore. Credevano di poter trasformare le pietre in pane, ma hanno dato pietre al posto del pane. È in gioco il primato di Dio. La discordia con Dio è il punto di partenza di tutti gli avvelenamenti dell'uomo. Il suo superamento costituisce il presupposto fondamentale della pace nel mondo. Dio è sparito, chi agisce è ormai solo l'uomo, il rispetto delle tradizioni religiose è solo apparente. Essere vigilanti significa sapersi ora sotto gli occhi di Dio ed agire come si suol fare sotto i suoi occhi. L'amore servizievole di Gesù è ciò che ci tira fuori dalla nostra superbia e ci rende capaci di Dio, ci rende puri. A Dio viene concesso di operare sulle idee e sui pensieri, nella sfera spirituale, ma non sulla materia. Ciò disturba, lì non è il suo posto. Il rovesciamento di valori è nella figura di Gesù Cristo, nel suo messaggio. In Gesù l'umanità comincia nuovamente, la genealogia è espressione di una promessa che riguarda tutta l'umanità.